Bentornati su Artista Dentro. Ti ricordo subito di iscriverti al canale, puoi anche cliccare sul logo che trovi in basso, questo fantastico e meraviglioso dado. Attiva la campanella per non perdere nessun tipo di video e lo dico all'inizio perché essendo un canale nuovo, alla fine poi magari ci si può dimenticare, quindi mettiamo le cose in chiaro subito e partiamo con questo video. Un video che scotta tantissimo. È vero che in ambito attoriale arriva in gran parte chi ha le conoscenze. Ragazzi, signore e signori, sì, al 95% è così, al 95% è così e non vi dirò che per buonismo e per prendere le distanze da tutto questo non è così. Diciamo le cose come stanno, nel 2019, quasi 2020, se hai delle conoscenze, riesci a lavorare in questo settore. Per di più se sei bravo. Quindi scindiamo le due cose, la preparazione, il talento e avere cognizione di causa e sapere cosa si sa fare e cosa si deve fare per portare avanti un mestiere in modo professionale e di spessore capace da voglio fare l'attrice, l'attore per diventare famoso o famosa sono cose differenti. Non giudico assolutamente chi ha come obiettivo la fama e ci prova facendo fiction, cinema, teatro e quant'altro, ma sono due cose nettamente diverse. La vera conoscenza in realtà si traduce in: io professionista conosco un ragazzo, una ragazza, una signora, un signore. È difficile per la gente grande iniziare e portare avanti questo mestiere, ma non è impossibile. Quindi io lascio sempre le porte aperte per qualsiasi situazione, però è molto più facile se uno è giovane perché è un mondo molto saturo di over 28, over 25 che vogliono imporsi in questo settore. Ma torniamo al fulcro di questo video. Io professionista conosco una persona, so che è una persona affidabile, un professionista, qualcuno che ha voglia, un emergente, ha voglia di fare questo lavoro e vuole provare, magari non avendo nessun tipo di base. Presento questa persona a un casting director, un regista, una produzione che sta cercando un ruolo in linea fisicamente con la persona che vorrei proporre. Ecco lì che un attore senza agenzia o un attore con un agente, un'agenzia alle spalle ha meno possibilità di arrivare anche solo a fare il provino, perché già c'è qualcuno che è stato messo in primo piano per quel ruolo, per quella produzione. Quindi è questo che la conoscenza fa, ti permette di avere una via preferenziale. Poi ci sono produzioni, ruoli per i quali devi avere, appunto, come si diceva all'inizio, devi avere delle capacità, devi avere un qualcosa da dare, perché sennò non riesci a passare, anche se passi alla lunga. Ne abbiamo viste diverse meteore. Tu arrivi, fai una, due, tre cose e poi squinti leggermente ed esci dalla porta di servizio per rimanere. Ci vuole costanza, ci vuole fortuna e ci vogliono le conoscenze. È importante in questo settore entrare nel settore, ma come in tutto, se tu insegni e vuoi portare avanti un insegnamento, vuoi portare, sei istruttore di fitness, ma tu non coltivi l'ambiente, come fai ad entrare nel giro? Come fai a sapere se una palestra cerca? Come fai a farti conoscere se non frequenti persone del settore dell'ambiente fitness? Ed è la stessa cosa nell'ambito artistico, nell'ambito della recitazione. Se tu continui a frequentare anche persone che iniziano, che studiano in accademia o che si stanno formando per vie differenti dalle canoniche accademie statali piuttosto che quelle private, sì, ti puoi mettere con il tuo cellulare a fare dei monologhi, fare delle cose, ma se tu respiri la stessa aria che respira qualcun altro, è più facile, si fa
una sorta di comunità, si crea una community di persone che vogliono fare, ti ritrovi a fare quelle cose e più sei nell'ambiente, più conosci persone e più hai la possibilità di fare, di costruire il tuo mestiere, da cosa nasce cosa. Quindi, questa è la totalità e la verità delle conoscenze. Non soffermatevi sulla convinzione, sulla scusa che qualcuno si dà per non agire, non fare, tanto un mondo dove va avanti solo chi ha le conoscenze. Sì, ma guardate dal punto di vista positivo, invece che guardare soltanto dal punto di vista negativo della parola conoscenza. Va avanti chi ha le conoscenze. Se io domani esco e frequento un locale dove so che va un regista, un casting director e inizio a respirare la sua aria, inizio a lavorare e a conoscere anche soltanto a livello umano. Magari non lavorerete mai con alcune persone, ma dal punto di vista umano potreste entrare a conoscere appunto e ad alimentare questo scambio. E ricordatevi che siamo tantissimi. Tantissimi attori, ce ne sono tanti, tanti bravi che cercano di emergere, magari vivono isolati e non riescono ad entrare in questo grande clan, a farsi delle amicizie nel settore, quindi faticano ancora di più, ma battono, battono e non vogliono assolutamente mollare. Se tu hai la possibilità, spostati, nutri queste conoscenze. E come dicevo prima, siamo talmente tanti che tu puoi anche aver fatto mettiamo, tu hai fatto un provino che è andato bene, sai, magari non hai preso il ruolo perché hanno scelto, non so, il biondo o la bionda piuttosto che te sei moro. E faccio questo esempio perché una volta ho perso uno spot perché ero lì in finalissima e dovevano scegliere se prendere la mora o se prendere la bionda alla fine. Per questo spot del caffè hanno scelto la bionda e quindi a volte si perde il lavoro veramente per un soffio, semplicemente per il colore dei capelli. E questo per dirvi che siamo veramente tanti e non sempre si riesce a finalizzare. E perché questo c'entra con il discorso delle conoscenze? Perché le persone si dimenticano di noi. Se noi non siamo presenti, se noi non siamo lì. E non vuol dire sgomitare e fare terra bruciata intorno per arrivare ad essere sempre lì, no, perché poi rischi di essere ammorbante e questo non è funzionale assolutamente. Costruire delle relazioni sane ti permette di avere qualcosa di valore. Essere sempre un prezzemolino che la gente si conosce, vede, ha poco senso. Però gli addetti ai lavori si dimenticano, i casting director che sono figure fondamentali. Io mi ricordo che all'inizio ero più terrorizzata dai casting terrorizzata, vabbè, diciamo che avevo un po' più di suggestione quando ero davanti a un casting director piuttosto che a un attore o un regista mega galattico internazionale, perché hanno un potere, sono quel tramite che ti permettono di. Però, se tu sei davanti a uno di loro e ti fa anche dei complimenti e senti che il provino è andato bene o che ti dice tu hai la faccia giusta per fare delle cose a livello cinematografico, magari poi ne vedi altri 1000, 2000 e tu passi, ma non per cattiveria, perché siamo tanti. E quindi questo si intende per conoscenza sana e arrivare, perché se tu lavori in un gruppo, in una troupe, che sia anche a livello indipendente, tu prova a pensare a qualcuno, a un regista, a una produzione che lavora in ambito indipendente, che si autoproduce. Se si trova bene con un cast o con una crew che lavora al suo progetto, perché deve andare a cambiare? Questo succede anche nelle mega produzioni, nelle produzioni con un grande budget, i film che vediamo in TV, al cinema, le fiction e anche gli spot pubblicitari. Se io so che un attore lavora bene, magari non è il più bravo, magari non è quello che spicca di più, ma so che non mi crea problemi, so che arriva sul set preparato, so che arriva alle prove in teatro e sa quello che oggi
deve portare in scena quello che deve provare senza appunto problemi di memoria, problemi a livello personale, problemi a legare con le altre persone. E dico problemi perché è una parola che arriva subito al cervello. Se io mi fido di qualcuno, e questo è un ambiente dove la fiducia è difficile da costruire, trovare qualcuno che dia fiducia a un emergente senza conoscenze, senza che nessuno abbia garantito per quell'artista, per quell'emergente, è molto molto difficile. Diciamoci la verità, io non sono qui davanti all'obiettivo per infiocchettare tutte le cose. Porto sicuramente la mia opinione, quello che io ho visto e quello che ho vissuto, per dare una mano a chi prova, per avere anche un confronto con chi porta avanti un mestiere attoriale, una via artistica come me. Sono assolutamente pronta nei commenti a rispondere, ad avere uno scambio, anzi, è un modo per evolvere ancora di più, ma è fondamentale che sia chiara questa cosa. È difficile emergere proprio perché si sigillano dei rapporti. Se io so che lavoro bene con quegli attori, sarò più portato a scegliere a chiamare quegli attori invece di puntare e di rischiare su qualcuno che non conosco. Rovescio della medaglia. Ok, siamo quasi nel 2020, ci sono un sacco di attrezzature, persino il cellulare. Fai vedere quello che vuoi, fai vedere i progressi. Non è che tutti dobbiamo essere e partire a raffica e partire boom con wow, questo è da Oscar, questo è da premio, questo è da ruolo super mega galattico. Puoi partire anche col piccolo. Puoi partire piano piano a far vedere i tuoi step, far vedere come avanzi, perché magari il tuo modo di essere spontaneo, il tuo modo di porti davanti alla camera, di pensare, di ideare, di scrivere, di trasmettere, piace, magari la luce che hai negli occhi mentre parli di qualcosa che ti appassiona è quello che stanno cercando. E nel marasma e nella confusione più totale non è detto che se porti avanti un progetto tu non possa emergere. Magari la via è differente, ma se tu pensi al viaggio, se tu pensi a goderti quello che stai facendo, sarà comunque un qualcosa che ti renderà felice, senza pensare di dover per forza arrivare subito e qua e qua e qua. Goditi il percorso e fallo in modo consapevole e cerca di avere una marcia in più. Conoscenze, sì, grazie, ma nel modo più fantastico e profondo e coerente possibile. Grazie per aver visto questo video e come dico sempre, live with passion, always, sempre, sempre e comunque. Al prossimo video, iscriviti e attiva la campanella.